Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a NBA 2K16. Il primo video dedicato a questo gioco fantastico per quest'anno. Sono partiti un po' in ritardo, abbiamo dovuto aspettare Natale perché sono stati impegnati in tante altre cose. In ogni caso ho deciso di partire con quella che secondo me è la modalità più interessante del gioco, ovvero sia MyGM, che anche sfruttando l'anno di appannamento di My Career è diventata senza ombra di dubbio la mia modalità preferita, perché non devo star lì a utilizzare un solo giocatore e soprattutto posso giocare offline. Devo dire però che ho iniziato a giocare online anche a My Team, che sarebbe un po' a grandi linee, per farci capire, l'equivalente cestistico di FIFA Ultimate Team, e non mi sta dispiacendo. Non vinco praticamente mai perché ho serie difficoltà a vincere, però mi sto divertendo. Potrebbero arrivare qualche video appena ci capisco un pochino di più, riesco a farmi una squadra decente, vi darò qualche consiglio proprio da neofita, perché io ho iniziato a giocarci seriamente solo quest'anno quando i server sono leggermente migliorati. Non sono ancora perfetti, ma devo dire che sono migliorati. Venendo alla nostra carriera, con chi ho deciso di iniziarla? Con i Minnesota Timberwolves, una squadra della Western Conference, una squadra che l'anno scorso ha ricevuto in dote la prima chiamata al draft ed è, si è trasformata poi in Karl-Anthony Towns, abbastanza scontata questa chiamata, un giocatore veramente interessante e già secondo me pronto a spostare, soprattutto nel gioco, e anzi nel gioco è veramente veramente forte, ha già più di 80 così come Wiggins. Una franchigia insomma che può contare sia su tanti giovani, abbiamo detto di loro due, ma ci sono anche Lavine, Dieng, altri giovani molto interessanti, sia un mix di veterani, perché abbiamo Kevin Garnett, abbiamo Kevin Martin, abbiamo Ricky Rubio stesso, possiamo considerare quasi un veterano perché è già un paio di stagioni che gioca nell'NBA, abbiamo Tayshaun Prince in panchina, insomma un mix tra giovani ed veterani che possono portarci lontano. In ogni caso, sapete che nel primo episodio voglio dare qualche piccolo consiglio su come è cambiato questo gioco. Il primo è sempre lo stesso: scaricate gli indicatori di gioco, le slides, potete scegliere tra quelli italiani, io uso quelli di Tecnofilo, che basta cercarle su Xbox One, le trovate sotto Gamertag Tecnofilo, le scaricate e potete usarle subito, oppure andate su qualche sito o cercatele, quest'anno le potete caricare direttamente dal gioco e vi facilita molto molto la vita. Per quanto riguarda l'attacco, la difesa, vi darò qualche consiglio in altri video. Prendete due movimenti di base, due azioni base per andare a segnare, piuttosto che cervellarvi dietro mosse e azioni particolarmente complesse, schemi ultra complicati per andare a liberare il tiro. Prima di tutto, il pick and roll è il più semplice: abbiamo il giocatore in palleggio, riceve un blocco da un lungo solitamente, poi si sviluppa l'azione con il lungo che va o a tagliare a canestro oppure si allarga per ricevere e tirare da fuori. Lì dipende un po' chi utilizzate, se avete un Nowitzki è meglio forse liberarsi per tirare da fuori piuttosto che con un Howard, in quel caso lì è meglio andare dentro perché Howard da fuori è proprio zero. Questo è il primo movimento, ci sono tantissime variabili. Ovviamente se giocate a livelli alti un pick and roll spesso non vi permette di andare direttamente a canestro, magari dovete fare qualche altro passaggio, però dal pick and roll può svilupparsi qualsiasi cosa, magari voi penetrate e la difesa si chiude su di voi e potete scaricare per un tiro da tre, oppure potete andare voi direttamente a canestro senza dover passare il pallone, insomma sbizzarritevi. Il secondo movimento è il gioco in post, potete alternarli tranquillamente, magari un'azione chiamate un pick and roll, un'azione muovete il pallone per far arrivare il pallone in post, di solito a un lungo, ma se siete fortunati magari avete un playmaker molto alto e potete andare in post anche con un play, cercate magari di creare anche un mismatch se avete un lungo, magari facendo girare il pallone con gli aiuti in difesa vi capiterà che il vostro lungo è marcato dalla piccola avversaria, in quel caso vi facilita la vita. Cercate di imparare i movimenti in post e dove li imparate andate nella sezione allenamento, fate una partitella tra la vostra squadra e le riserve e andate ad ogni azione a cercare il post basso o il post medio, il post alto per uno dei vostri giocatori. È importante sviluppare tanti movimenti perché? Perché la difesa quest'anno si adatta. Ho notato che se continuate a chiamare tutte le azioni un pick and roll, prima o poi si adatteranno, in quel caso lì cosa fate? Andate in post e sbizzarritevi, mettete in difficoltà seria l'avversario perché
non sapranno più cosa fare. Altro consiglio che do sempre: conoscere i propri giocatori. Ad esempio, io ho Ricky Rubio. Ricky Rubio non sa tirare da fuori, non tirate da fuori. Avete un giocatore come Dwight Howard, è inutile tirare dalla media distanza, cercate di andare sotto in post basso. Avete Nowitzki, potete sbizzarrirvi anche nel tiro da tre e punire le difese avversarie. Insomma, provate, all'inizio perderete tante partite, ma poi piano piano riuscirete ad adattarvi e vedrete le soddisfazioni arriveranno, perché NBA, quando lo padroneggiate, vi divertirete un sacco. Questi sono proprio i consigli di base. Nel prossimo episodio andremo avanti con i consigli e poi ci butteremo nel dettaglio di MyGM. Sconfitta all'overtime contro i Nuggets, peccato, sarà per la prossima volta. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti!